Eccoci, quindi, come dicevamo pochi secondi fa, abbiamo con noi adesso il professore Mark Possover che ci raggiunge. Con lui approfondiremo l'endometriosi ai nervi, diagnosi e trattamento. Buongiorno, professore. Buongiorno. Mi aiuterà il dottore De Cicco Nardone per diciamo, tradurre nel migliore dei modi la relazione del professore. Sappiamo che il professore anche l'anno scorso ci ha fatto compagnia e per noi è un onore riaverlo quest'anno ospite. Mark Possover, professore di neuropelviologia e direttore della Possover International Medical Center, quindi anche quest'anno ci regalerà questo focus sull'endometriosi ai nervi. Professor, when you are ready, you can start. I will translate. So that means buongiorno tutti. Buongiorno, professor. Yeah. Good morning, everybody. So I will share my screen. Okay. Procediamo alla condivisione dello schermo, così possiamo vedere. Do Eccoci. you see my screen now? Yes, we Yes. see. Okay. Perfect. Well, first of all, thank you very much for the invitation and for the opportunity to speak about the endometriosis of the pelvic nerves. Il professore ringrazia per l'invito e per la possibilità di parlare dell'endometriosi del nervo sciatico. Oh, sorry. So let's start directly. When we are talking about endometriosis, if the question is if endometriosis affect always the nerve or not, the answer is clearly yes. Il professore dice che quando parliamo di endometriosi, sapere se l'endometriosi interessa sempre i nervi o no, la risposta per il professor Possover è sì, sempre i nervi sono coinvolti dall'endometriosi. The question is which nerves? Because when you have a classical endometriosis, for example, of the uterus, an adenomyosis, the adenomyosis will involve the vegetative pelvic nerves, and that is the reason why the patient has pain. So when I said endometriosis always involves the nerve, it's clear that is the reason why endometriosis is painfully. Il discorso molto importante che fa è che, per esempio, anche semplicemente i pazienti che hanno solo adenomiosi, comunque i nervi viscerali sono coinvolti e quindi di conseguenza il dolore che noi abbiamo causato dell'adenomiosi è in realtà un dolore causato dall'interessamento dei nervi viscerali, conseguenza appunto dell'infiltrazione adenomiotica dell'endometriosi. And when you have an endometriosis of the visceral pelvic nerve around the uterus, that is the reason for the typical phase with pallor, with fatigue, nausea, vomiting, headache, irritability, dilation of the pupil, dryness of the lips. That is because of the involvement of the visceral pelvic nerve in endometriosis patient. Il discorso appunto di avere questi sintomi caratteristici nelle pazienti con endometriosi, appunto il pallore, la stanchezza, la sudorazione, ci sono tutti questi, la midriasi, sono tutti sintomi causati dall'interessamento dei nervi viscerali a carico dell'endometriosi. And that is the reason why, when endometriosis involves, I don't say destroyed, but involves the pelvic nerve, all patients affected by endometriosis will develop some trouble with the bladder, some sexual dysfunction, and some trouble with the bowel. Il fatto appunto che ci sia questo interessamento di alcuni nervi, non dice appunto non di tutti i nervi, ma bastano soltanto alcuni di questi nervi viscerali, causano i sintomi caratteristici, ovvero irritazione vescicale e i problemi durante i rapporti e i problemi intestinali. And because the pelvic visceral nerve are connected to the visceral nerve of the rest of the body, that may explain why patients with endometriosis can present pain everywhere in the body, even in the arm or in the hand, even if there is no endometriosis there.
Il fatto appunto che questi nervi viscerali poi siano collegati con i nervi viscerali anche di altre parti del corpo può spiegare la presenza di dolore anche nella parte superiore, appunto toracica, oppure agli arti superiori in pazienti affetti da endometriosi. But today we want to talk about endometriosis of the pelvic nerve. So we are talking about neuropathic pain. Oggi vogliamo parlare dell'endometriosi, appunto del nervo sciatico, e quindi parliamo specificatamente del dolore neuropatico. One of the main difference between the visceral pain due to irritation of the visceral nerve and the neuropathic pain, for example in sciatic endometriose nerve, is that in visceral pain the radiation of the pain is upwards, while in endometriosis of the sciatic nerve the pain is irradiating downwards. La differenza principale tra l'interessamento appunto dei nervi viscerali e di quelli somatici è che nel caso di quelli viscerali il dolore si irradierà principalmente verso l'alto, quindi lombare verso l'alto, mentre invece nell'interessamento, per esempio, del nervo sciatico, il dolore sarà principalmente dal nervo in basso, quindi per esempio in questo caso appunto tutta la gamba, soprattutto sulla parte dorsale. Exactly, parte dorsale. That is the most important. When you have an endometriosis of the pelvic nerve, you will present a pain from the lower back, from the gluteal area, and from the dorsal aspect of the leg, even down to the leg, but never in front of the thigh. Quando abbiamo appunto l'endometriosi del nervo sciatico, abbiamo sempre un interessamento, quindi un dolore che parte posteriormente, principalmente parliamo appunto dal gluteo, dalla natica del nervo interessato, e scende giù posteriormente anche fino alla gamba, fino a metà gamba, ma non interessa la parte anteriore del ginocchio. So when we are talking about neuropathic pain, we have two possibilities. One, to get an endometriosis of the sacral nerve or of the sciatic nerve. The sacral nerve are building together the sciatic nerve, but endometriosis of the sacral plexus or endometriosis of the sciatic nerve are two different kinds of disease. È molto importante differenziare quelli che sono interessamenti endometriosi del plesso sacrale e quelli che sono invece endometriosi del nervo sciatico. Come potete vedere da questa immagine, i due plessi sono molto vicini, ma gli effetti e l'endometriosi sono due cose diverse per questi due compartimenti. So when we are talking about endometriosis of the sciatic nerve, this endometriosis is more or less always located in the same position in the part, the distal part of the sciatic nerve before it is leaving the pelvis through the great sciatic foramen. Quindi l'endometriosi del nervo sciatico si localizza quasi sempre nello stesso punto, ovvero nella parte del nervo sciatico che sta abbandonando la pelvi a livello del grande forame sciatico. And this kind of endometriosis obviously developed directly at the sciatic nerve. It's not a metastasis from endometriosis from the uterus to the sciatic nerve. It's obviously the endometriosis of the sciatic nerve developed directly primarily in the sciatic nerve. That means you can have an endometriosis of the sciatic nerve and any endometriosis in the pelvis or in the uterus or in the parametria. È molto importante, come abbiamo visto anche per altri tipi di endometriosi rara, che l'endometriosi del nervo sciatico si localizza primariamente a livello dello sciatico e non per forza come localizzazione secondaria ad altre endometriosi. Questo è molto importante perché possiamo avere una localizzazione singola al nervo sciatico senza avere tracce di endometriosi a livello pelvico. The second very important thing with endometriosis of the sciatic nerve is that it is a very, very aggressive form of endometriosis. La cosa molto caratteristica è che l'endometriosi del nervo sciatico è una endometriosi molto molto aggressiva. That means if a patient can develop an endometriosis of the rectum, for example, over 10 years, endometriosis of the sciatic nerve requires
no more than 2-3 years to start to, destroy the nerve. Infatti, se noi pensiamo all'endometriosi del setto retto-vaginale o dell'intestino, ci possono avere anche 10 anni per avere un interessamento tale poi da causare sintomi. In caso di sciatico, bastano anche 2 anni per avere un interessamento tale da portare ad una distruzione o comunque un danneggiamento del nervo stesso. That means if a patient has a suspicion of endometriosis of the sciatic nerve since 10 years, we can directly say that is not an endometriosis. E quindi è importante sapere che se un paziente ha un sospetto di endometriosi del nervo sciatico da circa 10 anni, è probabile che non sia un'endometriosi del nervo sciatico, perché altrimenti avrebbe avuto assolutamente dei danni neurologici. It's impossible to treat endometriosis of the sciatic nerve with a hormonal treatment. And even to try it is a mistake, because if you see here, we make a study in 267 patients with isolated endometriosis of the sciatic nerve. And when you see the first years after onset of the pain, 4% of the patient had a foot drop. 2 years later, group 3, 83%. That means to not treat surgically an endometriosis of the sciatic nerve will induce motoric dysfunction of the lower extremity. È molto importante la caratteristica dell'endometriosi del nervo sciatico è avere una capacità di risposta alla terapia ormonale molto bassa. Quindi di conseguenza, secondo il professor Passover, il non trattare chirurgicamente l'endometriosi del nervo sciatico e provare a trattarla solo con la terapia ormonale può essere un errore, perché, come vede appunto da questi studi, molti di questi pazienti hanno dei danni motori se non trattati chirurgicamente. So, endometriosis of the sciatic nerve will induce a pain, a sciatic pain, but first, gynecologists or neuropathologists, what we have to expect is here, dysfunction of the Achilles reflex. We will observe a myoatrophy of the gluteal muscle. We will see here a foot drop. You will see here this myoatrophy of the gluteal area. Here you see the calf. You have an atrophy of the calf. And if you don't do anything, the patient will even develop a Trendelenburg gait. Or after 2-3 years, that will happen if no surgery occurs. È molto importante vedere i segni precoci dell'interessamento, quindi abbiamo visto come ci sono alcuni appunto di difficoltà motorie, questi particolari, questi riflessi a livello periferico, la riduzione di alcuni muscoli, soprattutto a livello gluteo e della gamba posteriore, e vedete anche alla visita ginecologica si può vedere appunto questo sistema di atrofia. Se non viene diagnosticato, non viene trattato in tempo, può portare appunto a questo atteggiamento, a questo caratteristico modo di camminare, che è appunto un segno neurologico importante, fino alla completa impossibilità di muovere la gamba, che è l'ultima diapositiva che abbiamo visto. And by the laparoscopy, sometimes we found endometrioma. Here you see on the right side a sciatic nerve. That is a patient from Italy. I performed the surgery for more or less 1 year, something like that. And you will see here, apla, an endometrioma with chocolate fluid inside the sciatic nerve. Here you see the hole. Vedete una caratteristica molto particolare, quella addirittura in un caso come questo. Questa è una paziente italiana trattata nel Passover Medical Center, è stata trovata addirittura una sacca di endometriosi, quindi un endometrioma, una cisti endometriosica a livello del nervo sciatico, ed è una caratteristica appunto molto peculiare. Immagini sono molto belle, very very nice image, professor. Thank you. But sometimes it's not just an endometrioma. Sometimes you have involvement of the ureter. Here the ureter is involved. And when you dissect, you found that is here the sciatic nerve. And here you have a big, big nodule on the sciatic nerve, involving of the sciatic nerve. So in some cases, you have to resect part of the sciatic nerve. And I want to mention that is one of the most difficult
and dangerous surgery in the pelvis. Molto importante è che non è soltanto la presenza dell'endometrioma, ma spesso può essere associato, per esempio, all'endometriosi dell'uretere, quindi del parametrio, e è necessario in alcuni casi devastanti, appunto come quello appunto che sta facendo vedere il professor Possover in questo momento, è addirittura necessario effettuare una resezione del nervo sciatico. Ma la cosa più importante, su questo condivido, perché appunto anche noi trattiamo molto endometriosi anche dell'uretere, sono trattamenti chirurgici molto molto complicati. Vedete qui l'uretere che viene appunto viene incanulato, viene tagliato per poi essere ricostruito. Quindi sono interventi più difficili che potete avere a livello della pelvi. The surgery of the endometriosis of the sciatic nerve is a single shot surgery. You cannot do 2-3 time surgery there. You have to be sure that if you do the surgery, you have to reset the whole endometriosis of the sciatic nerve. Otherwise, don't touch the patient. È molto importante sapere che l'endometriosi del nervo sciatico è una one shot, hai solo una possibilità. Quindi devi trattarla completamente al primo trattamento chirurgico, perché non hai altre possibilità successive. Quindi, se c'è questo dubbio, non bisogna trattarlo se non si ha un'esperienza specifica nell'endometriosi del nervo sciatico. But you have to know that sometime, even when you have a high suspicion of endometriosis of the sciatic nerve, you will not find an endometriosis, but you will find enlarged vessels. And enlarged vessel like this one, a very, very big vessel tying the sciatic nerve, may induce the same symptom as an endometriosis of the sciatic nerve, but usually without destruction of the nerve, without motor dysfunction of the low extremity. Bisogna specificare che non sempre i sintomi che ci sembrano essere caratteristici di un'endometriosi del nervo sciatico poi portano alla diagnosi, al trovare un'endometriosi a livello sciatico. Infatti, in alcuni casi è possibile trovare anche delle alterazioni vascolari, come per esempio appunto l'aumento di una grossa vena, l'aumento di calibro di una grossa vena, che porterà allo schiacciamento del nervo sciatico. In questi casi però non si avranno quei sintomi neurologici più gravi che abbiamo visto, ma soltanto i sintomi iniziali. That means that the name is endometriosis of the sciatic nerve, but the surgery is not gynecology surgery. The surgery is vascular surgery, is neurosurgery by laparoscopy. Molto importante, quindi, anche se il nome è endometriosi, non pensare che questa endometriosi sia un'endometriosi del ginecologica. Questa è un'endometriosi che riguarda la capacità di effettuare tecniche che sono di chirurgia vascolare e di neurochirurgia. E ci ricordiamo che il professor Possover è anche specialista in chirurgia vascolare. You are a specialist in vascular surgery, as we know. Yes, I am. E questo è molto importante, la preparazione del professor Possover, quindi la derivazione e l'istruzione, perché porta a poter effettuare questi interventi non solo appunto dal punto di vista proprio di autorizzazione, ma anche di conoscenza. Very important is when endometriosis grows or involves part of the sciatic nerve, we have to reset this part of the sciatic nerve. But we have never to resect the full sciatic nerve. We have to always preserve a part of the sciatic nerve. Molto importante che anche nei casi più gravi in cui sia necessario effettuare una resezione del nervo sciatico, bisogna sapere che non si può togliere tutto il nervo sciatico, ma bisogna togliere solo la parte interessata, perché deve essere preservata almeno una parte. Because the sciatic nerve is involved in the motion of the ankle and of the toes, is normally not possible for a patient after such a surgery to become a paraplegic or to need a wheelchair. No, never. Non c'è nessuna possibilità, proprio per il tipo di innervazione del nervo sciatico, che in seguito a un intervento anche di resezione del nervo sciatico ci sia necessario poi la sedia a rotelle, o addirittura che vi sia appunto una paraplegia degli arti inferiori.
And when you perform a good surgery and you remove the endometriosis of the sciatic nerve, here you see the pain evolution over the months after surgery. That is a patient from Italy as well. We performed the surgery. She came with a pain by 10. After the surgery, it reduced to 4-5. It always increased again. And you see that until 5-7 months, the pain disappears, sorry, with the help of Lyrica. So it's not you do the surgery and the next day the patient has no pain anymore. It takes time. It takes at least 6 months before the pain really significantly decreases. You need patience. Sì, il discorso importante è che dopo il trattamento chirurgico dell'endometriosi del nervo sciatico, il dolore ci metterà tempo a ridursi, ci sarà una progressiva riduzione sopra i mesi e la cosa importante, vedete, riduce inizialmente nella prima parte per poi ricomparire un pochettino e poi ridursi, per fortuna scomparire, però a distanza di mesi. Bisogna avere pazienza. If the pain reduces very, very until 6 months, the motoric dysfunction, for example, when the patient had a foot drop before the surgery, it takes 3 to 5 years for the nerves to recover the same functions that before the endometriosis of the sciatic nerve developed. È molto importante che se i sintomi ci mettono dei mesi a regredire, se ci sono dei sintomi motori, come abbiamo detto appunto con quel tipo di atteggiamento della gamba, quella camminata particolare causata dallo sciatico, il recupero funzionale di quell'arto potrà richiedere anche da 1 a 3 anni per poter poi recuperare completamente. So, when comes the endometriosis of the sciatic nerve, we have endometriosis of the sacral plexus, and usually this kind of endometriosis don't develop directly at the sciatic nerve, but develop from a deep infiltrating endometriosis of the uterus or of the rectovaginal space. Invece nel caso di endometriosi del plesso sacrale, l'endometriosi spesso non si sviluppa direttamente a livello del plesso, ma come conseguenza di endometriosi appunto degli utero sacrali, dei parametri, quindi endometriosi profonda. And because this kind of endometriosis don't involve the upper part of the sciatic nerve, but the lower part, the nerve involved in the genital region, the patient will not have a sciatic pain, but will develop genitoanal pain with maybe some difficulty with bladder function, with defecation, and what we call an incomplete pudendal neuralgia. But mostly no sciatic pain. Essendo il plesso sacrale appunto coinvolgendo soltanto una parte inferiore del nervo sciatico, non causa quei sintomi motori caratteristici del nervo sciatico, ma più che altro un dolore a livello della regione vaginale ed anale con quello che viene chiamata appunto una neuralgia incompleta del nervo pudendo. And I think I'm at the end of my lecture. Through the message I wanted to give the patient, and I wish you really a great day, a great awareness day for endometriosis, and I have just to change again. Vuole appunto, professore, ha un messaggio per i pazienti con endometriosi e ci augura un ottimo continuamento della giornata del congresso. We thank you, Professor Possover, for the magnificent lecture as usual. I've seen many times, but it's always a pleasure, and it was an honor to be the official translator for this year. And thank you very much for your translation, because it's really not easy. Yes, Italy, I love you. thank you professor. We love you, and we hope to see you soon again in person as we did before pandemia. Exactly. Thank you so much. Have a good day. Bye. See you next year. Bye. Yeah. Bye. Bye-bye.